i produttori agricoli, gli amministratori locali, tanti cittadini hanno gridato rabbia e indignazione ai piedi della diga Castello a Bivona. Sono sul lastrico perché le coltivazioni rinomate nella zona, come la pesca IGP, da sempre a fondamento del tessuto economico del comprensorio, sono ormai irrimediabilmente danneggiate dal divieto di attingere acqua dalla diga per fini irrigui e perché finora è stata tradita la promessa di garantire delle irrigazioni di soccorso tramite una deviazione d'acqua dalla diga Gammauta verso la diga Castello. Dopo la mobilitazione di ieri, oggi la diga è stata occupata. Una cinquantina di persone hanno sbarrato l'ingresso e protestano. Siamo qui non solo per protestare, ma per far capire la situazione gravissima delle prese in giro da mesi e mesi, da tutti i tavoli tecnici, da tutto il personale, dalla politica, al prefetto, da tutti, perché siamo in urgenza di dare immediata irrigazione ai nostri pescheti, perché tra l'altro siamo già in ritardo da più di un mese e quindi in automatico cercheremo in tutti i modi di farci valere. Sperando con le buone, sperando con l'aiuto e il sostegno di tutti, per avere l'acqua, che è la nostra vita. Sono un produttore che ha investito migliaia e migliaia di euro, ho una famiglia abbastanza corposa alle spalle, con 3 figli piccoli, sono in difficoltà perché quest'anno sicuramente mi dovrò fare la valigia per andare a trovare lavoro altrove. Io spero, come tutti noi, come tutti i nostri produttori di Bivona, di avere la nostra risorsa, che è l'acqua, per la nostra pesca. Spero di avere, speriamo tutti di avere delle risposte immediate e delle, come si dire, avere immediatamente la certezza di poter irrigare i nostri pescheti. Praticamente noi agricoltori ormai siamo stanchi e devastati perché aspettiamo delle risposte da più di 3 mesi, 4 mesi e nessuno ci dà retta. Abbiamo deciso di organizzarci qui tutti assieme e provare a farci sentire se ci riusciamo, perché è una cosa un po' difficile. E cercare di ottenere almeno un risultato di cominciare a innaffiare le nostre piante.